Consiglio regionale sul piano vaccinale, respinta la mozione che chiedeva le dimissioni dell'assessore Bezzini, approvata la delibera per istituire una commissione speciale per il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Nasce la commissione speciale sulla vaccinazione. Mettere in sicurezza con la doppia dose il 30% della popolazione toscana entro maggio, completando la vaccinazione degli over 80, dando priorità agli anziani di età compresa tra 70 e 79 anni e portando avanti la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Questo è il piano delle prossime settimane comunicato dall'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, che mercoledì ha aperto la seduta del Consiglio regionale, nel corso della quale era all'ordine del giorno anche la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Bezzini non ha nascosto i ritardi nella vaccinazione degli over 80, ma ha ricordato che la Toscana è la regione che ha il tasso più alto di vaccinazione in Italia per gli over 90 e anche nella fascia 70-79 anni ai primi posti. Sulla vaccinazione alle persone estremamente vulnerabili, Bezzini ha ricordato che ad oggi sono state somministrate loro più di 40.000 dosi e si sta lavorando su tre filoni. Un blocco è già stato chiamato dalle ASL, altri potranno accedere attraverso il portale, mentre grandi disabili che non possono muoversi saranno vaccinati a domicilio. La mozione per esprimere il proprio non gradimento nei confronti dell'assessore a diritto alla salute e sanità Simone Bezzini è stata respinta a maggioranza. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni, sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. La mozione di sfiducia era stata presentata dalla Lega. L'Aula ha respinto a maggioranza la proposta di delibera per istituire una commissione d'inchiesta e ha approvato invece la proposta di delibera per istituire la commissione speciale per il sostegno, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini, perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Gianni di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi era un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta. Particolarmente critico sulla gestione della campagna vaccinale l'intervento di Fratelli d'Italia. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che la Toscana è al penultimo posto per vaccinazione degli over 80, 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale, 10 punti percentuali. Tra il 26 di novembre, momento in cui i medici di famiglia erano pronti a somministrare i vaccini, e l'11 di febbraio, momento in cui finalmente abbiamo dato il via alla somministrazione dei vaccini agli over 80, sono passati 77 giorni. Ancora non abbiamo avuto una risposta da Gianni e da Bezzini su cosa sia successo in questi 77 giorni. Una cosa la sappiamo:
sono morte 2008 persone e 650 di quelle 2008 erano over 80, che forse se avessimo fatto prima l'accordo con i medici di famiglia, forse, dico forse, non sarebbero morti. Per i 5 Stelle ci sono ancora troppe cose che non vanno nel piano vaccinale. La sfiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata da Italia alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini. Vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione. Soddisfazione per l'istituzione della commissione è stata espressa da Forza Italia, mentre Italia Viva ha sottolineato l'importanza dell'unione tra maggioranza e opposizione per affrontare questo momento difficile. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Ieri il voto in consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto, in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose e ci continuano a dire che è andato tutto bene. No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i super fragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione e soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratta e vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene, ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella commissione le nostre proposte. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte, quelle di poter dare poteri speciali a questa commissione anche in termini di indagine, possibilità di andare ad approfondire, supportare, dare sostegno e migliorare l'attività della vaccinazione, un supporto che arriva con maggioranze e opposizioni che si ritrovano unite fondamentalmente in un atto largamente condiviso, non da tutti. Fratelli d'Italia di non dare questo contributo, però ho visto la Lega, Fratelli di Forza Italia, ovviamente Italia Viva, Partito Democratico e 5 Stelle darsi una mano. Cioè non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò dare mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia. Saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare a una vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena. Il presidente Gianni ha provato a riassumere la situazione con i numeri. Noi stiamo pensando soprattutto a lavorare, a fornire più vaccini possibile nel modo migliore. Oggi la Toscana sta colmando quello che poteva apparire un ritardo negli over 80. Il 25 di aprile abbiamo programmato tutto e abbiamo le assicurazioni delle dosi per coprire con prima dose tutti coloro che sono appunto anziani over 80. Ma già vediamo che attraverso i medici di famiglia, che io ringrazio di cuore per il lavoro che fanno, a differenza di altre regioni, noi garantiamo di più quello che sono gli over 90. Perché i medici di famiglia, andando a selezionare, non si trovano di fronte casualmente le persone, quindi prima fanno le persone più anziane e vengono giù scientificamente fino a coloro che hanno 80 anni. Ma contemporaneamente vi è tutto il lavoro che stiamo facendo con AstraZeneca fra coloro che sono fra i 70 e i 79 anni. Siamo ormai al 25%
effetto della prima dose, più di 100.000 persone sui 410.000 con questa età in Toscana, e in questo ci collochiamo fra le prime tre regioni come somministrazione. E poi per gli estremamente vulnerabili attraverso il vaccino Moderna, e devo dire che abbiamo raggiunto ormai 40.000 persone. Certo, sono tante, sono tante di più, ma cercheremo attraverso la differenziazione fra il lavoro che viene fatto dagli specialisti delle ASL che curano alcune patologie e invece il sistema automatico di chi ha il codice per altre patologie di far fronte anche a questa vaccinazione. L'importante è che la gente si renda conto che noi tutti i vaccini che ci mandano li utilizziamo, e quindi è una questione di vaccini che devono arrivare.